Buongiorno a tutti. Incominciamo con la prima microlezione di circa 10 minuti per gli insegnanti. La microlezione è dedicata ad alcune veloci linee guida per disporre le informazioni in un testo da leggere online. Le stesse linee guida possono essere utilizzate in modo diverso, cioè per valutare se un testo che abbiamo trovato va bene per la lettura online. Vediamole insieme. Partiamo cercando di capire come avviene la lettura online e per farlo ci riferiamo alle informazioni a disposizione relative alla lettura sul web. L'80% dei lettori sul web tende a leggere sullo schermo contenuti tramite una cosiddetta scrematura rapida. In particolar modo, quando si leggono dei contenuti online di tipo testuale, si tende, dice la letteratura, a leggere ad F, come vediamo lì. Percorre in alto a sinistra, verso destra, poi si scende, si va verso qualcosa che si trova nella metà, all'incirca, e poi si procede verso il basso. Questa lettura ad F si ritrova quando mancano chiari indicatori nel testo per capire dove si trovano certe informazioni e quali informazioni hanno maggior peso e quali meno. Chi legge vuole essere efficiente o rapido o svelto, diremmo noi, e chi legge non è interessato ad ogni parola. Quindi riteniamo che queste possano essere buone raccomandazioni, quelle che seguono, per capire come disporre le informazioni per far sì che tutti leggano in maniera chiara il testo online. Una prima raccomandazione è quella di utilizzare, laddove possibile, la piramide invertita. Nei testi su web, per la lettura online, si tende infatti a disporre il testo seguendo questo modello, che è quello tipico dei testi dei quotidiani. In cima si trovano i concetti chiave, per esempio chi fa, cosa e quando, in sintesi, o persino le conclusioni. In mezzo si trovano i fatti. In fondo si trovano le informazioni meno rilevanti, tutto il resto. Le sezioni e la struttura. La strutturazione in sezioni è ancora più importante nella lettura online che su carta stampata. Si debbono preferire dei testi altamente descrittivi per le sezioni o le sottosezioni, incominciando coi termini più ricchi di significato. Come vediamo, sezioni e struttura è stato scelto appositamente un titolo breve che desse immediatamente il significato del testo più esposto. In più si cerca di avere omogeneità. Le scelte stilistiche devono essere omogenee. Per esempio, si cerchi di usare sempre il grassetto e il nero per le sezioni se si è fatta questa scelta stilistica. Non è che una volta si debba avere il grassetto per una sezione e la volta successiva invece si usa il corsivo. Questo per il principio di similarità della Gestalt. Perché? Perché se due oggetti hanno caratteristiche visive simili, allora vengono percepiti in relazione e soprattutto viene attribuita ad essi la stessa funzione, in questo caso da fungere da sezione, capire qual è il contenuto di ciò che segue. Inoltre, le linee e le curve, come vedrete spesso nei volantini pubblicitari, sono utilizzate per disporre del testo. E per il principio Gestalt di continuità, cosa farà lo sguardo? Lo sguardo tenderà a percepire tutto ciò che si trova lungo una linea o una curva come un insieme di elementi allineati. Quindi possiamo tranquillamente utilizzare, sempre con parsimonia possibilmente, delle linee per dare una continuità alla lettura di una sezione, soprattutto quando è densa. Un'altra raccomandazione è quella di facilitare ulteriormente la lettura di informazioni utilizzando altri principi della Gestalt, gruppi, blocchi e altri trucchi, vediamoli insieme. Il primo è relativo alla prossimità. È importante raggruppare blocchi di testo di contenuto simile, che riguardano un argomento simile, nelle vicinanze, utilizzando gli spazi bianchi per separare chiaramente paragrafi e anche sezioni. Questo proprio per questo principio di prossimità della Gestalt. Come vediamo a sinistra, abbiamo tre tipi di testo. Probabilmente riguardano tre argomenti differenti. Bene, questo è quello che io percepisco avendo questa visione del testo, questa percezione visiva del testo, scusate. In particolare, il testo in basso probabilmente è ancora più differente rispetto agli altri due, perché è più distante. Un altro principio utile della Gestalt è quello della regione comune.
cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che possiamo utilizzare delle caselle per racchiudere il testo correlato, come vediamo in questo esempio a sinistra, o uno sfondo simile, come vediamo nell'esempio a sinistra in basso. Questi due vengono percepiti dissimili perché abbiamo utilizzato due strategie differenti, una la casella e l'altra lo sfondo, per distinguerli, e però il testo contenuto nella casella e il testo contenuto nello sfondo grigetto vengono percepiti come un unicum simile. Un'altra raccomandazione riguarda l'allineamento. L'allineamento del testo, dei contenuti del testo e l'allineamento delle sezioni o delle sottosezioni dei titoli deve seguire regole differenti. Per i contenuti del testo da esporre, si tende a preferire il testo giustificato a sinistra, soprattutto chiaramente nella cultura occidentale in cui ci ritroviamo. Si tende a leggere da sinistra a destra. Cerchiamo di evitare di avere del testo giustificato perché nella lettura online non è sempre ottimale, si fa più fatica, per lo più. I titoli e le sezioni seguono regole differenti, quindi per questi, proprio per marcare la differenza, possiamo anche utilizzare possiamo allinearli e giustificarli al centro o a destra, proprio per attivare l'attenzione visiva e in un certo senso rompere la continuità della lettura, spostandoli rispetto all'allineamento dei contenuti del testo, stiamo dicendo attenzione, qui devi porre enfasi, questo è qualcosa di differente. I caratteri. I caratteri sono una storia infinita e ci vorrebbe qualcuno più esperto di me per parlarne, ma ci sono alcune raccomandazioni tra le tante che sono utili e che ho reperito appunto recentemente da letteratura di quest'anno. C'è un dibattito lunghissimo relativo a quali famiglie di caratteri utilizzare. Diciamo che sarebbe opportuno, probabilmente per una lettura online, utilizzare un carattere per il testo senza eccessive grazie. Vediamo un carattere con grazie, il Times New Roman sulla sinistra, e vediamo un carattere senza grazie sulla destra, il Calibri. Esempi appunto di caratteri senza grazie che sono spesso utilizzati nei testi online per il web sono Arial, Calibri o Helvetica, ma ce ne sono tanti altri, basta scorrere un pochino fra i caratteri messi a disposizione, per esempio, di Word o di qualsiasi altro strumento utilizzate per disporre il testo per la lettura online. Le dimensioni, mi raccomando, per un testo per lettura online su computer e in particolar modo sul telefonino, sarebbe raccomandabile utilizzare almeno un corpo 12, si dice anche 12 punti, soprattutto che sia facile da allargare o restringere. Poi, per un testo che vogliamo distribuire ai nostri alunni, per favore cerchiamo di utilizzare al più tre tipi di caratteri differenti, Arial, Calibri o Helvetica, non di più, perché altrimenti si rischia di distrarre, si rischia l'effetto Arlecchino. L'enfasi, per le stesse ragioni, si prega di evitare l'uso eccessivo di corsivo o di grassetto. Se io avessi messo quasi tutto in grassetto, non sarebbe stato più chiaro qual è il peso di ciascuna informazione? Sarebbe stata tutta una macchia. Non solo, l'uso eccessivo di grassetto in particolare o anche di corsivo tendono a fare male agli occhi di chi legge per periodi prolungati. Quindi cerchiamo di utilizzarli sicuramente per dare enfasi, per richiamare l'attenzione, ma dove davvero serve. Un'ultima cosa riguarda il contrasto di colori. La combinazione spesso usata per la lettura a schermo è la seguente, uno sfondo bianco e il testo nero, quella che sto usando anch'io nel testo a destra. Questa è anche ottimale per l'eventuale stampa, anche se per alcuni non è, diciamo così, la scelta migliore, ma ne parleremo in un secondo momento, probabilmente in un'altra microlezione. Un'alternativa, che però è pessima per la stampa, è utilizzare chiaramente uno sfondo nero del testo bianco. Possiamo utilizzarla a tratti, come ho fatto in questa presentazione. Per dare enfasi, al posto di utilizzare un grassetto, possiamo utilizzare questa strategia come per dire sto sottolineando questa affermazione. In ogni caso, attenzione al cosiddetto contrasto di colori. Se io ho uno sfondo di un colore, il testo che uso sopra quello sfondo deve essere altamente contrastante, altrimenti rendo la lettura estremamente difficoltosa. Per questo occorrerà però una micro lezione separata. Ricapitoliamo i punti chiave che ci possono aiutare per organizzare e creare del testo da leggere online o per valutare se un testo per la lettura online è buono, chiaramente
abbiamo visto oggi sono i seguenti. Innanzitutto abbiamo cercato di capire la lettura sul web come avviene. È un argomento vastissimo, abbiamo visto il percorso AF. Poi abbiamo visto una prima strategia che possiamo utilizzare per facilitare la lettura online, che è la piramide invertita. In seguito abbiamo visto l'importanza di dare una struttura gerarchica in sezioni e sottosezioni, in particolar modo per la lettura online, per facilitare il reperimento delle informazioni rilevanti e capirne i contenuti. Poi abbiamo visto come utilizzare i gruppi, blocchi ed altri trucchetti che arrivano dalla Gestalt. Abbiamo discusso un po' dell'allineamento, abbiamo visto che l'allineamento per i contenuti del testo tende a essere diverso dall'allineamento utilizzato per le sezioni e le sottosezioni, e più abbiamo accennato molto velocemente a un argomento vastissimo, un corso di laurea, relativo ai caratteri. È una storia infinita che tuttora presenta enormi discussioni. Abbiamo visto che però tipicamente vengono utilizzati determinati caratteri per la lettura online, quindi possiamo farci tranquillamente affidamento, perlomeno per ora, finché nuove ricerche non verranno fatte. Infine abbiamo toccato velocemente che cosa vuol dire il contrasto di colori, abbiamo cercato di vedere perché si usa per lo più il carattere nero su sfondo bianco o il viceversa quando si usa, ma mi riservo di parlarne possibilmente in una prossima microlezione. Vi lascio con alcuni approfondimenti, il primo in particolare riguarda diversi pattern, diversi modi di leggere online che vanno oltre la lettura F, c'è cioè una bellissima relazione per chi legge in inglese del gruppo Nielsen & Nielsen, e poi se volete alcuni approfondimenti sulla piramide invertita anche lì trovate alcune informazioni. Grazie per l'attenzione e spero che questa microlezione